ma hanno anche una valenza, se vogliamo, spirituale da un certo punto di vista. Intanto, ovviamente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, salutiamo la nostra Grinettina, la prima in chat, seguita da Mailbox. Tra l'altro ricordo che su questo canale chi volesse fare l'abbonamento base è appena partito il seminario, proprio come introduzione, quindi di PNL, quindi avrete la possibilità, se vi iscrivete adesso, di partire, diciamo, con il seminario di PNL, che credo che sia una parte interessante, vedremo diverse cose sulla PNL, quindi chi fosse interessato a fare l'abbonamento base potrà seguire la PNL, la programmazione neurolinguistica. Salutiamo Sissi. Allora, salutiamo anche Patrizia Perotti, che non ti ho visto in chat questa sera al corso, Patrizia. Comunque, allora, diciamo che gli amori o tutte le situazioni che ci capitano nella vita non sono mai casuali, o perlomeno non sono quasi mai casuali. Salutiamo Dorothy. Ma sono sempre, come dire, c'è sempre una motivazione, che magari non è una motivazione logica, ma è una motivazione analogica, cioè una motivazione, emozionale fondamentalmente. Salutiamo Elisabetta, salutiamo Manuela. Entrare nel video in differita? Ma come mai? Non riesco a capire, è strana Patrizia, è stranissima questa cosa, è veramente molto strana. Vabbè, è veramente molto strana che non riesci a entrare. Comunque, allora, diciamo che anche perché tu entri tranquillamente in questo video, come mai non riesci a entrare negli altri? Mi sembra strano. Vabbè, comunque, cercheremo di capire. Comunque, le cose che ci capitano, soprattutto le cose significative per noi, come ad esempio gli amori, hanno sempre una motivazione. Spesso non è una motivazione logica, ma è una motivazione analogica. Ovviamente noi, ad esempio, in Occidente, erroneamente tendiamo a dire che quando le cose ci vanno male è perché abbiamo un cattivo karma, salutiamo anche Barbie. Quando le cose ci vanno bene in amore è perché abbiamo un buon karma, no? E quindi abbiamo una visione erronea completamente, no? Quindi attribuiamo la sfortuna, è la cosa peggiore che noi possiamo fare, perché noi quando le cose vanno male possiamo dare la colpa a tutti, ma non dobbiamo dare la colpa né a noi stessi, perché noi siamo la soluzione al problema, non dobbiamo essere il problema, non dobbiamo essere la causa del problema, ma semmai dobbiamo essere la soluzione, e diamo di solito pure la colpa al destino, no? Al destino avverso, quindi al karma, che fondamentalmente. Ora, non dobbiamo assolutamente fare questi ragionamenti, perché ci porteranno sempre degli amori peggiori uno dopo l'altro. Rifugiarsi nell'idea, diciamo, che il karma è una zavorra, che quello che è e che ci capita sulla testa è la cosa peggiore che noi possiamo fare, proprio da un punto di vista pratico, da un punto di vista pragmatico, per ottenere dei risultati. Cioè, il karma è azione e quindi è proprio l'inverso di quello che si crede. Non c'è un karma che ci può obbligare a sperimentare qualcosa di cui noi non abbiamo messo i semi, ma tra l'altro, anche se ci fossero i semi, di cui noi sempre attraverso delle azioni creiamo le condizioni, perché ogni azione che facciamo è un seme che andiamo a immettere nella nostra coscienza. La coscienza è quello che nel buddismo viene chiamato il continuum mentale, ma è anche un qualcosa che andiamo a sperimentare. Il karma o gli amori li sperimentiamo attraverso sensazioni di piacere, di sofferenza o sensazioni neutre. Quindi noi dobbiamo tenere presente che abbiamo la possibilità di scegliere, e quando si presenta un amore sbagliato, tra virgolette, è perché c'è una motivazione. C'è una motivazione, e a livello proprio di evoluzione personale, quindi karmico, perché il karma dovrebbe, insomma, se vogliamo consumare questo seme negativo, dobbiamo capire perché si è presentato questo amore sbagliato oppure perché si è presentato questo amore giusto. Perché anche noi possiamo imparare sia dal male che dal bene.
ma anche dalle altre persone. Alcune persone, tutte le persone in qualche modo ci insegnano sempre. Salutiamo anche Tug. Alcune persone ci insegnano, ad esempio, come possiamo, alcune persone ci insegnano come possiamo, come dire, ci danno il buon esempio e altre persone ci danno il cattivo esempio, ma sia attraverso il buon esempio che attraverso il cattivo esempio, salutiamo Tug e salutiamo Antonio, sia attraverso il cattivo esempio, e salutiamo Gabriella, sia il cattivo esempio che attraverso il buon esempio noi possiamo imparare da tutti. Quindi ritorna quindi nuovamente nella nostra vita il tema del libero arbitrio, il tema della scelta. Noi abbiamo la scelta di vivere l'amore. No, l'amore non dobbiamo subirlo, dobbiamo sceglierlo. È differente questo, eh? C'è un salto quantico pazzesco tra subire un amore e tra scegliere un amore. Le cause dell'amore sono sempre analogiche. Salutiamo anche Raffa. Sono sempre analogiche, quindi ritorno al tema della scelta. Noi possiamo scegliere e decidere di non sperimentare, di rimanere ancorati a qualcosa che ci fa soffrire. Possiamo sceglierlo. C'è una legge fondamentale che dice: io non posso, non è detto che io possa far innamorare chiunque, ma è certo che posso disinnamorarmi di chiunque. E questo è un punto, secondo me, molto molto importante, un punto molto fondamentale. Quindi il tema della scelta ritorna e quindi noi non dobbiamo ossessivamente, diciamo, essere appiccicati alle cose. Iniziamo a vedere le situazioni che ci capitano, le tendenze che abbiamo, come un insegnamento fondamentalmente. Ovviamente non dobbiamo neanche, ripeto, trincerarci dietro all'idea del karma negativo. E questo è sbagliato. Ed è l'errore che, da un certo punto di vista, erroneamente fu fatto in India parlando di caste, no? E lì è stata strumentalizzata la spiritualità con le caste in India. Perché in India, attraverso le caste, diceva, beh, tu sei nato un paria, oppure sei nato un intoccabile, quelli che, proprio che nessuno poteva neanche avvicinarsi, che erano esseri reietti, e sarai nato così perché hai avuto un karma negativo, quindi stai lì e soffri perché Non so rispondere. poi... Ma che cavolo vuole questo? Stai lì e soffri, ma io non capisco come si toglie sta cagata. Stai lì e soffri perché se soffri... diciamo, poi avrai una buona rinascita. Ecco, questo è assurdo. E infatti il karma, diciamo, è stato strumentalizzato dalla politica, purtroppo, no? Salutiamo Pippoli, una delle cose peggiori è proprio quella indiana delle caste, no? Quindi diciamo che noi abbiamo sempre la libertà di decidere, ad esempio, se giocare o meno la partita, salutiamo Crazy. E siamo noi che dobbiamo decidere se giocare o meno la partita di interazione con una persona. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Noi dobbiamo imparare, diciamo, a gestire queste cause analogiche dell'amore. Noi dobbiamo, attraverso, come dire, le relazioni che abbiamo, come dire, studiare il percorso della nostra anima, individuare quello che potremmo definire, come si dice, il leitmotiv dominante, diciamo, che ci fa capire quali sono le esperienze che dobbiamo fare, quali sono le zavorre di cui dobbiamo liberarci e quali sono invece le cose che dobbiamo approfondire, che dobbiamo promuovere. Quindi, quando noi incontriamo qualcuno, quando noi sentiamo il trasporto verso qualcuno, dobbiamo sempre scindere tra due situazioni. Tog, salutiamo Tog. Dobbiamo sempre scindere tra due situazioni. Quali sono queste due situazioni?
Una è l'impulso che sentiamo verso una persona, perché è molto importante capire qual è, salutiamo anche Giusy, qual è l'impulso che ci spinge verso una persona, qual è l'impulso che ci spinge verso una situazione. Questo credo che sia qualcosa di molto significativo che si può manifestare, diciamo, perché noi dobbiamo in qualche modo renderci conto di quelle che sono le situazioni che in qualche modo ci spingono, diciamo, a fare delle cose piuttosto che farne delle altre. Quindi questo è molto importante perché se noi comprendiamo quali sono le dinamiche, che ad esempio che ci fanno innamorare, ma non dobbiamo innamorarci, noi dobbiamo sentire la spinta, perché l'innamoramento ha diverse fasi, no? L'innamoramento ha una fase prelogica e una fase logica. La fase prelogica è quando io sento la spinta, sento il trasporto, ma come dire, noi abbiamo sempre una chiave. La nostra parte logica può chiudere a doppia mandata, no? Può direzionare, usare quelle energie per dirottare da un'altra parte se quello che andiamo a sperimentare non è positivo. Però quello che andiamo a sperimentare, ad esempio, io sento il trasporto verso Francesca, interagisco con Francesca e poi mi rendo conto che Francesca non è disponibile, che Francesca non c'è mai. O che non mi risponde al telefono, che non mi manda messaggi, mi rendo conto che, grazie Crazy, che Francesca mi manda dei segnali contrastanti, mi fa il rinforzo intermittente. E allora io cosa devo fare? E beh, se mi rendo conto, diciamo, di questo fatto, devo intanto prendere atto di una cosa fondamentale. Salutiamo anche Alice e Fabi, Nunz. Devo rendermi conto di una cosa fondamentale, che il fatto che Francesca, diciamo, mi coinvolga su questa situazione di sofferenza accade soltanto perché è entrata in risonanza analogicamente con qualcosa che avevo dentro, non a livello logico. Perché, come dire, la relazione causa-effetto non è logica, cioè perché la nostra parte emozionale, che è quella che ci fa innamorare, non ha una relazione logica tra fatto e antefatto, cioè il fatto che cos'è? È quell'evento che mi capita oggi, no? Mi sono innamorato di Francesco, cioè sento il trasporto, perché l'innamoramento accade soltanto se io gli do il consenso. Perché se io non do il consenso, ovviamente non dare il consenso non significa che non mi vivo l'emozione. Mi prendo quell'emozione e la dirotto da un'altra parte. Questo è il concetto fondamentale. Prendo quell'emozione e la dirotto da un'altra parte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io, diciamo, sento il trasporto verso, Francesca, e però mi rendo conto che Francesca ha tutte queste mancanze perché lei è entrata in risonanza con un qualcosa dentro di me, con un imprinting, chiamiamolo antefatto, con un fatto precedente, che è collegato direttamente a quello che sto sperimentando oggi. Cioè, voglio oggi, cerco, mi rigioco una partita che avevo giocato e perso tanti anni fa. E quindi oggi in realtà questa partita la gioco con l'intento logico di vincere, cioè ad esempio fare innamorare Francesca, ma tanto il risultato analogico sarà quello di perdere, perché io vado sempre poi, diciamo, per vivere le situazioni perdenti fondamentalmente. Quindi devo rendermi conto di questo, no? E nel momento in cui mi rendo conto che, diciamo, e per rendermene conto devo ovviamente osservare, no? Devo diventare un abile osservatore, osservatore delle dinamiche, perché nel momento in cui io vado a sbloccare questi effetti, vado a comprendere che mi sono innamorato non per caso, ma proprio perché c'è un legame, tra virgolette, karmico, se vogliamo chiamarlo karmico, comunque c'è un seme che avevo seminato a suo tempo che adesso in qualche modo sta maturando. E quindi posso cercare, ad esempio, anche attraverso altre esperienze che mi possono capitare, perché poi, come dire, ci sono tanti ricordi che sono collegati uno con l'altro, che sono il leitmotiv, diciamo, che sono i leitmotiv. Ringraziamo Silvi, grazie Silvi. Ricordo che chi volesse fare una donazione come Silvi può
può cliccare col tastino sul dollarino. Sono i leitmotiv, diciamo, del mio imprinting fondamentalmente, no? Quindi, ecco, quindi che la cosa importante è quella, no? Noi quando viviamo una situazione, questa situazione ha sempre una motivazione fondamentalmente. Salutiamo Rox, ha sempre una motivazione, esiste sempre un legame tra qualcosa che è avvenuto in un certo punto dello spazio-tempo e qualcosa che è avvenuto in un altro punto dello spazio-tempo. Però non è un qualcosa di cronologico, cioè per la mia parte emotiva può essere più importante qualcosa che ho vissuto chissà quando, nel passato, ma io credo qualcosa che anche ho vissuto in quello che oggi sperimento come futuro. Ecco perché un altro grave errore è dare una cronologia. No? Noi spesso dobbiamo dare una cronologia, no? Dobbiamo dire che l'antefatto è avvenuto prima del fatto, cioè che se mi è capitato qualcosa, diciamo. In realtà io credo che la nostra parte emotiva, cioè noi abbiamo bisogno di dare una valenza cronologica, no? Come nella reincarnazione. No? Nella reincarnazione dobbiamo dire, perché se no non riusciamo a comprenderlo, che la mia vita precedente era nel 1500, per dire, nel 1600, nel 1700, però antecedente. In realtà la mia vita precedente, se così vogliamo chiamarla precedente, potrebbe essere nel 2064, nel 2224, non lo so, potrebbe essere in un tempo che va oltre questo. Cioè, noi non riusciamo a comprendere questo perché la nostra mente, purtroppo, il nostro cervello, la parte con la quale ci identifichiamo è strettamente collegata a una cronologia temporale, cioè noi non possiamo credere che quello che siamo oggi dipende da qualcosa che è avvenuto magari nel 2500 o 300 anni in avanti. Eppure, diciamo, se andiamo a vedere, perché la cronologia temporale è semplicemente una cronologia che diamo noi, fondamentalmente, che dà la nostra parte logica. Ma comunque, quindi rimanendo in questa interpretazione, diciamo, di un prima e un dopo, anche cronologico, perché noi siamo abituati in questo modo, avremo difficoltà a percepire gli eventi in modo diverso, comunque dobbiamo dire che la causa, l'antefatto, diciamo così, di quello che ci sta producendo questa situazione attuale, è situata nel passato, ma secondo me potremmo dire che è situata in un altro punto dello spazio-tempo, fondamentalmente, no? E mi fa insegnare qualche cosa, mi insegna qualche cosa, mi insegna semplicemente che se io voglio vivere bene l'amore, perché in questo caso parliamo d'amore, devo andare a sciogliere, come dire, questo nodo, devo andare a sciogliere questa vicissitudine, devo superare questa cosa. È un modo per superarla, ad esempio, è non sviluppare attaccamento. Perché se io imparo che anziché innamorarmi di Francesca che mi fa soffrire, utilizzo l'energia che Francesca a quel punto lì mi ha prodotto, ma la utilizzo per fare qualcos'altro, sviluppare un progetto. Salutiamo Giorgio Cameli, che se metterà il link del suo canale, il Grande Giorgio. Potrete seguirlo sul canale che è molto interessante. Quindi, ripeto, al di là della cronologia temporale, che secondo me è una cronologia che non ha nessun senso da un punto di vista, diciamo così, del nostro inconscio che non conosce il tempo. Quindi il fatto e l'antefatto, noi li percepiamo come un qualcosa, percepiamo il fatto come qualcosa del presente e quello che è avvenuto prima come un qualcosa di un passato. In realtà, ripeto, cronologicamente è semplicemente un altro punto dello spazio-tempo che non andrei neanche a identificare come presente e passato. È però qualcosa che è avvenuto a suo tempo che devo ancora sbloccare, che devo ancora sciogliere. Quindi questo coinvolgimento anche sul negativo, perché se il coinvolgimento avviene sul positivo, anche questo, anche lì devo capire perché non ho urlato, Giorgio, devo capire anche perché il coinvolgimento avviene sul positivo. Quindi, come dire, l'esame, come possiamo dire,
endoscopico degli eventi che ci capitano è fondamentale. È come interpretare un sogno, no? Interpretare un sogno è come fare il remake di un film, no? Il risultato può essere migliorativo, ma può essere anche deludente, no? Quindi noi dobbiamo intanto interpretare questo sogno, perché come è la stessa cosa di un sogno. Un sogno ci comunica qualcosa e noi dobbiamo cogliere, no, quali sono i simboli che vengono sviluppati attraverso il sogno. Salutiamo anche Sabrina. E quindi dobbiamo anche renderci conto, no, di quello che è il sogno, ma dobbiamo renderci conto che gli eventi che capitano nella nostra vita hanno la stessa funzione di un sogno, sono delle informazioni. Delle informazioni che provengono da dove? Beh, provengono dalla nostra anima, provengono dalle profondità dell'inconscio. Provengono probabilmente magari anche da altre vite che non voglio collocare nel passato, nel futuro o anche addirittura nel presente, no? Perché ci sono delle persone che, diciamo, che potrebbero anche vivere più vite contemporaneamente nel presente. Questo, viene detto anche nel buddismo tibetano, no? Dove le reincarnazioni possono essere, tra virgolette, in qualunque punto, no? Comunque, detto questo, quindi è simile a un sogno il concetto, no? Quindi un sogno va interpretato e non c'è differenza tra una relazione sentimentale affettiva che ti fa soffrire e un incubo. Come non c'è differenza tra una relazione sentimentale affettiva che ti dà piacere, benessere, eccetera, e un sogno positivo. Quindi è importante, diciamo, imparare a capire quali sono questi significati, imparare a dare un significato al significante, a dare un significato al simbolo, perché soltanto in questo caso noi l'avremo superato. E una volta che l'abbiamo superato, possiamo tranquillamente utilizzare l'energia che è vincolata, diciamo, al simbolo e che ci condiziona in modo negativo. Quindi, interpretatelo come un sogno. Ti sei innamorato di Mario che ti fa soffrire? Bene, perché questo Mario ti sta facendo soffrire? Quali sono le motivazioni che ti fa soffrire? Perché Mario non è presente nella tua vita, ti minaccia di abbandonarti. Allora, perché tu ti agganci su una persona che ti minaccia di abbandonarti? E se io, diciamo, visto che mi minaccia di abbandonarmi, lo mando a fanculo in tempo zero, cosa succede? Come cambia? Come si ridistribuiscono energie al mio interno? Quindi è importante avere veramente questa percezione, no, di quello che capita dentro di noi, perché noi siamo abituati ad avere una percezione di quello più o meno di quello che capita nel nostro corpo, no? E se uno ha mal di pancia, diciamo, sente il mal di pancia, no? E non è che dice, ah, che bello, però il mal di pancia ti segnalerà qualcosa, no? È proprio come la spia dell'auto, no? Vi faccio un esempio. Se voi viaggiate in macchina, no? Viaggiate in macchina, state facendo un viaggio e si accende la spia della benzina, no? Inizia del carburante, inizia a lampeggiare che state in riserva di carburante, no? E la spia inizia a lampeggiare. E voi che cosa fate? Qual è la cosa che fate? Beh, le persone normali, si rendono conto che la spia sta lampeggiando e vanno da un distributore e fanno rifornimento, no? Invece, cosa succederebbe se voi, anziché andare a fare rifornimento, perché avete avuto un'informazione, no? Salutiamo Davide, io ho avuto un'informazione, la spia lampeggia, vuol dire che sono in riserva di carburante, al primo distributore mi fermo e faccio benzina, faccio gasolio, faccio il pieno, non so, faccio qualcosa. Invece, se io prendessi un bel nastro adesivo nero e lo mettessi proprio sulla spia, sul cruscotto, piazzo diciamo, l'adesivo, il nastro, lo scotch nero, in modo tale che non vedo più la spia e penso di aver risolto il problema. Il problema non l'ho risolto per un bel cazzo, perché magari dopo 20-30 km la macchina si ferma.
allora quando la macchina si ferma inizia a lamentarmi, ecco che sfiga, sono rimasto a piedi, ma non è giusto, ma l'universo ce l'ha con me, il karma ce l'ha con me, il destino ce l'ha con me, l'hai visto, mi sono fermato, è finito il carburante, ma perché? Ma perché questo destino beffardo? Bla bla bla. Ma tu il segnale ce l'hai avuto, coglione! Sei accesa la spia lampeggiante, coglione! E sei tu che hai messo il nastro adesivo sulla spia lampeggiante e hai continuato a viaggiare. E adesso che cazzo ti lamenti che è finita la benzina? Avevi tutti i segnali che è finita la benzina o il gasolio. E questo succede anche nelle relazioni sentimentali affettive. I segnali ci sono, i segnali ci sono. Cioè, non è che uno, come dire, si manifesta così d'improvviso e diciamo, no, i segnali te li ha dati, no? Sei tu che anziché fare delle cose, ad esempio spedirla a fanculo, levartelo dai coglioni, hai messo il nastro, nero. Ah, non hai visto, ma deliberatamente non hai visto. Poi quando quello ti farà soffrire, che ti lascerà, che ti perculerà, che ti darà questo, che ti darà quello, inizierà a lamentarti. Ma che sfortuna! Mi ha lasciato! È andato con quella! È andato con quello! Mi ha tradito! Ma perché? E vai a lamentarti, diciamo, e vai a lamentarti come se, diciamo, come se ti fosse caduto un fulmine a ciel sereno. In realtà non cascano mai fulmini a ciel sereno. I fulmini a ciel sereno non ci sono. I fulmini a ciel sereno non ci sono. Non esistono i fulmini a ciel sereno. Esistono semplicemente i fulmini che nascono, diciamo, da situazioni, come possiamo dire, che sono dovute a nuvole che si avvicinano, differenze di potenziale. Salutiamo anche la Nespola, situazioni di questo genere, e quindi noi abbiamo tutte le carte in regola. Ovviamente, quando si manifesta una situazione che percepiamo, no, noi abbiamo un livello percettivo, no? Noi possiamo percepire il bene e il male. Tra le varie facoltà della nostra mente, questa ce lo insegna anche il buddismo tibetano, no? Perché con i 51 fattori mentali, no? Nel buddismo tibetano, che secondo me è meglio di tante forme di psicologia, no? Si studiano i fattori mentali, i 51 fattori mentali. E questi 51 fattori mentali sono, tra questi 51 fattori mentali abbiamo anche il discernimento. Il discernimento è la capacità di discriminare, la capacità di renderci conto se un qualcosa è positivo, se un qualcosa è negativo, se un qualcosa si sviluppa in un modo, se un qualcosa si sviluppa nell'altro. Quindi noi dobbiamo imparare a sviluppare questa capacità di discernimento, perché se non sappiamo sviluppare la capacità di discernimento, ce lo pigliamo in quel posto. E quando abbiamo preso atto del fatto che questa cosa, grande Giorgio, sono 3 secoli, anche di più, i tempi delle guerre puniche, ti ricordi, Giorgio, quando eravamo lì, oppure le crociate, ti ricordi, combattevamo contro il feroce Saladino, ti ricordi, alle crociate. Abbiamo fatto tutte le crociate intorno all'anno 1000, bucavamo le ruote ai Sumeri, esatto, bucavamo le ruote ai Sumeri. Vabbè, e quindi sono tutte cose molto importanti, no? Dobbiamo renderci conto di questo, no? Quindi noi siamo, come dire, abbiamo sempre delle motivazioni perché le cose capitano, non sempre le motivazioni sono logiche. Quando interagiamo con una persona, che ci innamoriamo di quella persona, c'è sempre un legame, c'è sempre una motivazione profonda, non ci si innamora a livello logico-razionale, cioè uno può sposarsi a livello logico-razionale, non lo so.
Uno, salutiamo Carola, uno può sposarsi, diciamo, uno può sposarsi fondamentalmente, uno può sposarsi da un punto di vista logico-razionale, uno può sposarsi da un punto di vista logico-razionale perché magari ha incontrato, non so, una vecchia ereditiera da spolpare, ha incontrato una vecchia ereditiera da spolpare e per cui ti vuoi sposare a livello logico-razionale, oppure ha incontrato, diciamo, un vecchietto, no? Che poi trovarlo più vecchio di voi è anche difficile, comunque hai trovato un vecchietto e te lo sposi a livello logico-razionale, no? Ma a livello emozionale salutiamo anche Vincenzo Chiavaro, che secondo me anche lui viene da Chiavari. Quindi, una volta che abbiamo deciso, insomma, in qualche modo abbiamo visto che però l'innamoramento è sempre qualcosa di profondo. Quando noi ci innamoriamo di qualcuno, non è mai. Certo, la motivazione logica deve avallare, infatti, la motivazione logica deve essere un po' quella che ci dà. Il consenso ha senso, ma da un punto di vista analogico noi dobbiamo comunque decidere fondamentalmente, no? Dobbiamo decidere e questo è un punto molto importante, no? Dobbiamo decidere se questa persona può andare bene con noi. Però il fatto che sentiamo un trasporto, che sia positivo o negativo, ripeto, il discorso che sia positivo o negativo, significa, salutiamo M, non significa assolutamente nulla, ma significa che dobbiamo imparare qualcosa. Dobbiamo imparare qualcosa, ma dobbiamo portare avanti la situazione soltanto se è positivo, perché se è positivo vuol dire che l'esperienza che stiamo facendo è arricchente. È arricchente anche se è negativo, però se è negativo dobbiamo trovare il coraggio e la forza di tagliare, di chiudere. Salutiamo Deborah, di mandare a fanculo. E quindi esiste sempre una motivazione analogica alle cose, però dobbiamo renderci conto che questa motivazione dobbiamo validarla, diciamo, su un piano logico-razionale. E perché la nostra parte logica è un po' come il mirino, fondamentalmente, no? Se io mi coinvolgo con Francesca che mi fa soffrire, in realtà non deve arrivare fino al livello di coinvolgimento, deve arrivare alla percezione di coinvolgimento. Allora, nel momento in cui io capisco che mi sto coinvolgendo con Francesca che mi fa soffrire, devo prendere questa energia e deviarla da un'altra parte. Nel momento in cui io ho bypassato Francesca e ho imparato a utilizzare l'energia, ho risolto il mio compito, ho risolto il compito karmico, ho risolto, diciamo, ho risolto quella che era la mia, diciamo, se vogliamo, cioè ho unito la causa e l'effetto fondamentalmente, ho unito il fatto e l'antefatto e praticamente non mi capiteranno più né in questa vita né in vite successive delle situazioni del genere, perché l'avrò risolta definitivamente, avrò unito il fatto con l'antefatto. Avrò, diciamo, un saluto al nostro caro Giorgio Cameli. Se metti il link del tuo canale, tutte le persone possono iscriversi perché il canale di Giorgio Cameli, mirartpointroma.com, ma c'è anche il sito YouTube, il canale YouTube è un canale molto interessante che tra l'altro adesso non so quando, ma Giorgio me lo dirà, uscirà un suo seminario. Molto molto interessante, quindi se posta il link invito tutti a iscrivervi, tanto è anche gratuito, quindi iscrivetevi tranquillamente. Quindi se Giorgio ci posta il link noi possiamo, io sono già iscritto ovviamente, ma chi non lo fosse può iscriversi. Quindi noi dobbiamo al punto, nel momento in cui noi abbiamo diciamo raggiunto, diciamo, questa nel momento in cui noi abbiamo raggiunto questa consapevolezza, possiamo utilizzare la nostra sfera logico-razionale per direzionare le nostre energie. Se viviamo qualcosa di positivo, dobbiamo dargli la benedizione. Dargli la benedizione, che cosa significa? Significa che noi dobbiamo svilupparla, questa situazione, dobbiamo portarla avanti questa situazione, dobbiamo farla crescere questa situazione. Se invece utilizziamo o osserviamo, diciamo,
qualcosa di negativo, cioè io percepisco che andando in quella direzione ci sarà un burrone, che andando in quella direzione ci sarà un baratro, che andando in quella direzione ci sarà un qualcosa di estremamente negativo, dobbiamo prendere un'altra strada, dobbiamo scegliere un'altra strada. E noi abbiamo la chance, abbiamo la possibilità di scegliere un'altra strada, ma dobbiamo metterci la volontà, perché noi abbiamo una forza interiore, che è la forza della nostra coscienza, che è la forza della nostra volontà. Questo però ci dovrà far insegnare qualcosa. Quindi sia le relazioni positive che quelle negative non capitano per caso. Capitano per motivi ben precisi, soltanto che la cronologia degli eventi non è detto che sia logico e razionale, potrebbe essere una cronologia analogica, cioè che va oltre la logica, una cronologia che affonda le sue radici nell'inconscio, nell'inconscio individuale, ma come direbbe Jung, anche nell'inconscio collettivo. Bene, questo è quello che volevo dire. Quindi, tra l'altro ricordo che di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le